Sì, grazie. Buongiorno a tutti, grazie. Sì, io mi ricollego alle conclusioni che sono state adesso fatte, perché credo che il forum delle aree interne sia sempre un'occasione di riflessione, di confronto, ma anche di valutazione del lavoro fatto e di apprezzamento dei risultati. E ora, dal quadro che è emerso dalla relazione che è stata presentata e che peraltro abbiamo condiviso con le colleghe e i colleghi del Formez con cui lavoriamo nell'ambito del comitato, ma molto spesso anche insieme sul territorio, emerge chiaramente che su questo punto innovativo della strategia, che è uno dei tanti punti innovativi di questa strategia, e cioè sul fatto di richiedere ai comuni, se vogliono stare dentro, di avere consapevolezza dell'importanza del fattore istituzionale, che questo si gioca non tanto su una volontà generica di lavorare insieme, ma di integrare funzioni, servizi fondamentali e di legare questo lavoro agli obiettivi, ai finali, massimi, più importanti della strategia di sviluppo. Ecco, su questo punto io credo che, dal quadro che ci viene restituito da queste analisi, in ultimo da questa relazione, credo che si possa dire tranquillamente che su questo punto la strategia abbia già realizzato importanti risultati. Noi osserviamo tutte le aree, almeno le aree pilota, un avvio di un confronto serrato tra i sindaci, in molti casi significa anche confronto duro, aspro, discussione nel merito delle questioni, e sicuramente in tutto il paese questa riflessione ha visto realizzato, già oggi, far registrare delle convergenze fra sindaci che magari partivano all'inizio da posizioni molto differenti, sia dal punto di vista delle scelte che tradizionalmente avevano fatto circa l'associazionismo di servizi indotti anche da legge nazionali, sia dal punto di vista di posizionamento politico. Quindi c'è sicuramente un risveglio di questa discussione, una discussione che i sindaci fanno in moltissimi casi con il confronto attivo anche della cittadinanza, quindi è un fatto molto importante. Naturalmente la valutazione che si fa su un risultato che noi possiamo apprezzare non è una valutazione che può essere omogenea su tutto il paese, su tutta la situazione. Qua pesa sicuramente un elemento che riguarda il quadro ordinamentale, legislativo e soprattutto di legislazione regionale. È vero, la capacità amministrativa, poi se ne parlerà, le azioni di supporto, tutto quello che possiamo fare a livello centrale con il supporto del Formez, eccetera. Però qua c'è un punto, evidentemente nei casi in cui in un contesto di quadro ordinamentale nazionale ancora incerto, perché come è noto, soprattutto per i comuni con meno di 5.000 abitanti, 3.000 per i casi di comuni montani, esiste un obbligo di gestione associata sospeso più volte, e sospeso fino al 31 dicembre, quindi con una prospettiva che non si capisce se è di recupero di quest'obbligo oppure di ridiscussione. In un contesto in cui le legislazioni regionali, che per la legge per la Del Rio avrebbero dovuto riordinare il settore, in alcuni casi sono state realizzate, in alcuni casi sono in corso e in fieri, in alcuni casi ancora forse non sono ancora nella mente del legislatore regionale, è evidente che i risultati poi a valle possono essere di diverso apprezzamento. Quindi sicuramente possiamo dire che nei casi in cui e nelle regioni in cui il quadro ordinamentale si è stabilizzato con una regia regionale che non è solamente di regole certe ma anche di supporto e di accompagnamento, i risultati sono più interessanti, sicuramente più interessanti. C'è una questione di ambito, che è un altro elemento che è utile per la valutazione. In molti casi il perimetro che abbiamo definito, l'ambito che abbiamo definito, coincide con l'ambito in cui o la legislazione regionale oppure i comuni, per altri versi, associandosi su altro tipo di servizi, pensa ai rifiuti, ai servizi sociali, coincidono. Allora in quel caso è molto più semplice lavorare. Nella maggior parte dei casi invece bisogna fare quel lavoro, cioè una mappatura che ricostruisca sostanzialmente le scelte associative dei singoli comuni e poi un lavoro di supporto che naturalmente
abbia l'obiettivo di ridurre questa frammentazione. Questo dal punto di vista generale. Dal punto di vista della qualità delle scelte fatte, sicuramente, l'abbiamo visto anche ieri, evidentemente il lavoro che è stato avviato in questi mesi è sulla gestione, sulle funzioni e i servizi, le scelte circa le gestioni associative hanno riguardato funzioni fondamentali, servizi molto importanti, tutti legati alle strategie di sviluppo, ma che forse possiamo definire minimali, perché in molti casi alcune scelte sono state fatte in ragione anche della semplicità di aggregare e di ricondurre quella frammentazione. In altri casi processi sono, li possiamo considerare più innovativi, perché hanno guardato alle funzioni pregiate degli enti locali, alla parte di amministrazione generale, alla parte di governo del territorio. Ora è evidente che l'interesse della strategia, ma l'interesse diciamo un po' anche degli enti locali, è di lavorare a rafforzare il lavoro di potenziamento e gestione associata di queste funzioni. Da questo punto di vista la riforma, la revisione del prerequisito, del documento di prerequisito, dà una direzione, dà l'indicazione che forse quello che davamo per scontato, e cioè un lavoro di associazionismo già fatto sui servizi sociali, forse anche sui rifiuti, forse bisogna rivederlo, per cui con la pubblicazione delle nuove linee guida i comuni saranno chiamati anche a verificare se quelle gestioni associate siano diciamo adeguate, se del caso, se invece bisogna ritornare su questa riflessione e potenziare questo aspetto. Peraltro sul welfare locale, come è noto, si giocano partite importantissime sul terreno del sostegno all'inclusione attiva, sul terreno del reddito di inserimento, e quindi forse ritornare a ripensare a queste funzioni insieme ad una riflessione sulle funzioni di bilancio, sulle funzioni del territorio, completa un percorso che tutti comunque hanno avviato, magari a partire dal catasto, dalla protezione civile e via discorrendo. Ultime considerazioni, le prospettive. Ho detto sulle modifiche del prerequisito, sicuramente c'è un tema di rafforzamento delle strutture amministrative anche in funzione di rendere permanente questo risultato, perché è stato già ricordato, è evidente che, e l'analisi del personale è importante da questo punto di vista, è evidente che al di là della convenzione, dell'unione, è importante che poi ci sia l'operatività. L'operatività si assicura con gli uffici unici. Gli uffici unici nascono da una riflessione sul personale, da una riorganizzazione. Questa riorganizzazione deve essere fatta prendendo atto anche dei vincoli di bilancio, dei vincoli ad assumere personale. Peraltro credo che nella manovrina ci siano delle norme interessanti che consentono questo ricambio, quindi è una riflessione importantissima da fare. Noi ci dobbiamo concentrare su quello, potenziando su questi aspetti specifici e rafforzando la collaborazione con le regioni, perché questa è ineliminabile. Se la legislazione regionale anche su questi temi non dice una parola sicura e non dà un supporto, come peraltro previsto dalla legge nazionale, e difficilmente se ne riesce ad uscire. L'altra questione è connessa alla prima considerazione che ho fatto, al quadro legislativo. Ora ci sarà oggi nella discussione anche il nostro delegato per le aree interne, che potrà dire anche degli sforzi che si stanno facendo in ANCI per fare delle proposte anche di ripensamento di questo obbligo associativo, che non sia un obbligo che riguardi tutte le nuove funzioni, che non sia asettico, che guardi diciamo alla sostanza dei fenomeni che stanno sul territorio, e quindi assecondino le scelte dei sindaci. A questo punto di vista, e concludo, io credo che il metodo sperimentato dalla strategia sul requisito associativo possa costituire un fattore di anticipazione importantissimo per future, diciamo, riforme dell'ordinamento e future proposte che vadano nel senso di rendere più forte queste coesioni territoriali, rendere permanenti questi sistemi, allo stesso tempo offrire la possibilità ai sindaci di fare le scelte migliori per assicurare questi risultati.